ma in una limpida, azzurra mattina, con il mare disteso in una calma quasi soprannaturale, non accompagnata però da una bonaccia stagnante, mentre la liscia striscia del sole sull'acqua pareva un dito d'oro che l'attraversasse, che gioisse di un suo segreto, mentre le onde ovattate sussurravano tra loro, rincorrendosi leggere, in questo profondo silenzio della sfera visibile, Dagù vide dalla testa dell'albero maestro uno spettro stranissimo. In lontananza si levava pigramente una gran massa bianca che, sollevandosi sempre di più e stagliandosi sull'azzurro, brillò alla fine davanti alla nostra prua come una valanga appena franata dalle colline. Così luccicò per un istante, poi lentamente si abbassò e si immerse. Quindi riemerse ancora una volta e scintillò in silenzio. Non pareva una balena. Ma se fosse Moby Dick, pensò Dagù. Di nuovo il fantasma si inabissò per riapparire ancora. Allora il negro urlò, con un grido che fendette l'aria come una stilettata, facendo balzare tutti dal dormiveglia. Laggiù! Laggiù! Ancora salta! Dritto, a prua! La balena bianca! La balena bianca! In quella i marinai si precipitarono sui bracci dei pennoni come le api al tempo dello sciame corrono sui rami. A testa nuda sotto il sole cocente, Achab stava sul buon presso e con una mano tesa dietro, pronta ad accennare i suoi ordini al timoniere, gettava avide occhiate nella direzione indicata dal braccio immobile di Dagù, disteso lassù. Sia che la volubile presenza dello spruzzo calmo e solitario avesse a poco influito su Achab, tanto che egli ora era propenso a collegare idee di dolcezza e di riposo con la prima apparizione della balena che proprio inseguiva, sia che ciò fosse, ossia che invece lo tradisse la fretta, ovunque fosse, non appena vide distintamente la massa bianca, diede subito, con viva intensità, l'ordine di calare le lance. Ben presto le quattro imbarcazioni furono in acqua, quella di Achab davanti e le altre a remare velocemente in direzione della preda che immediatamente si emerse. Mentre con i remi sospesi aspettavamo che riapparisse, ecco, là nello stesso punto in cui era sprofondata, lentamente riemerse. Per un attimo, quasi dimenticando ogni pensiero di Moby Dick, noi stemmo allora a rimirare il fenomeno più stupefacente che i recessi marini abbiano mai rivelato all'umanità. Una vasta massa, polposa, larga e lunga centinaia di metri, di un ambiguo colore cremoso, galleggiava sull'acqua, irradiando dal suo centro innumerevoli lunghi tentacoli, arricciati e contorti come una nidiata di anaconda, quasi per afferrare alla cieca ogni malcapitato oggetto che passasse a portata. Non aveva braccia o fronte percettibili, nessun segno concepibile di sensazione o di istinti. Ma là, davanti a noi, sui flutti, ondeggiava una fantomatica ultraterrena informe apparizione di vita. Quando essa con un leggero rumore di risucchio lentamente tornava a sparire, Starbuck, fissando ancora le acque agitate dove si era inabissata, con voce scivolata esclamò: «Avrei preferito vedere Moby Dick e darle battaglia, piuttosto che te, fantasma bianco». «Che cos'era, signore?» disse Flask. «Il grande calamaro vivente che, dicono, poche baleniere hanno incontrato per tornare nei loro porti a raccontarlo». Ma Achab non disse nulla. Virando la lancia, fece vela verso la nave e gli altri lo seguirono in silenzio. Di qualunque genere siano le superstizioni che i cacciatori di Capodoglio hanno collegato con la vista di questo essere, è certo che, essendo tanto rara una sua apparizione, questa circostanza
ha finito per rivestirla di malaugurio. Così raramente si vede che, sebbene tutti dichiarino che sia la più grande creatura vivente dell'oceano, pochissimi hanno una benché minima e vaga idea sulla sua forma e sulla sua vera natura. Ciò nonostante, si crede che essa costituisca l'unico cibo del capodoglio. Infatti, per quanto altre specie di balene trovino il cibo sul pelo dell'acqua e l'uomo possa vederle nell'atto di mangiare, il capodoglio si procura tutto quanto il cibo in zone sconosciute, sotto la superficie, e soltanto per deduzione si può stabilire in che consista quel cibo. A volte, quando è inseguito da vicino, egli vomita qualcosa che si suppone siano i tentacoli staccati del calamaro, alcuni dei quali sono più lunghi di 20 o 30 piedi. Qualcuno ha pensato che il mostro, a cui appartengono questi tentacoli, se ne serva di solito per attaccarsi al fondo dell'oceano e che il capodoglio, a differenza delle altre specie, sia fornito di denti proprio per attaccarlo e dilaniarlo. Sembra ci sia qualche fondamento per immaginare che il grande kraken del vescovo Ponto Podan possa in definitiva non essere altri che il calamaro. Il modo in cui il vescovo lo descrive, sollevandosi e immergendosi alternativamente, e qualche altro particolare, fanno sì che i due esseri corrispondano in tutto. Ma è necessaria molta tara quanto all'incredibile volume che gli si attribuisce. Da certi naturalisti, che hanno vagamente sentito voci sulla misteriosa creatura di cui ho qui parlato, essa viene inclusa nella categoria delle seppie, a cui in verità sembra appartenere per certi aspetti esteriori, ma soltanto come l'Anak, cioè il gigante della tribù.